Asia, presso la sede aziendale di Via delle Puglie, ha organizzato una conferenza stampa nel corso della quale è stato presentato il programma della Festa dell'Ambiente, evento che si svolgerà il 1 giugno presso la Villa Comunale di Benevento e che coinvolgerà le scuole cittadine. Ai microfoni di TV7 l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro. Approfittando della Giornata Mondiale dell'Ambiente il 5 giugno, per esigenze di organizzazione, soprattutto per il coinvolgimento delle scuole, abbiamo inteso anticipare al 1 giugno questa che abbiamo chiamato Festa dell'Ambiente, che vuole essere una giornata per la quale, con la quale insomma, rappresentare tutti gli eventi che l'Asia ha messo in campo nel corso dell'anno, in particolare un po' con la fine, se possiamo dire, un po' dell'emergenza pandemica, con cui finalmente siamo riusciti a coinvolgere un po' le scuole. Quindi scuole primarie, medie, secondarie sono state coinvolte in una serie di progetti e facciamo, insomma, il 1 giugno illustriamo alla cittadinanza quelle che sono tutte le iniziative, quindi dall'Asia Educational, Digital Game Schooling per la scuola, e quindi tutte iniziative che hanno visto partecipare a una serie di istituti che porteremo, come l'anno scorso, anche con Asia Educational, anche alla premiazione delle scuole primarie. Quanto invece ai concorsi, sì, siamo arrivati al il 21-22 giugno, si terranno le prime prove scritte per i concorsi sia per quanto riguarda gli addetti allo spazzamento, quindi per la categoria 2, sia per quanto riguarda invece gli addetti alla raccolta, quindi per la categoria degli operatori di livello 3 con patente C e CQC. Per insomma, complessivamente 48 unità, quindi sono 20 dalla patente B e 28 dalla patente C. In questo modo l'auspicio è di chiudere tutta la procedura entro la fine del mese di luglio, così da settembre avremo in organico, avremo finalmente una pianta organica fissa, a tempo indeterminato, con il completamento di un percorso che ha visto la cessazione appunto dei lavoratori interinali erano in Asia fino al 2018 e alla quale abbiamo sopperito con l'utilizzo di lavoratori a tempo determinato, no? Però siccome sono venute a esaurimento le graduatorie, il concorso avevamo bandito nel 2018, l'auspicio è che finalmente si avrà una pianta organica definitiva, tra l'altro una graduatoria che ha validità 36 mesi, quindi ci sarà la possibilità anche di scorrere in graduatoria, quindi avremo un organico finalmente a tempo indeterminato e fisso. Chi vuole arrivare primo corre da solo, chi vuole arrivare lontano corre con gli altri. La tutela dell'ambiente è una responsabilità comune, così l'assessore all'ambiente Alessandro Rosa alla presentazione della Festa dell'Ambiente che si terrà il 1 giugno all'interno della Villa Comunale di Benevento per celebrare la Giornata Mondiale dell'Ambiente istituita dall'ONU e per presentare alla città le principali attività svolte dall'Asia negli ultimi tempi. Ascoltiamo i dettagli nelle sue dichiarazioni ai microfoni di TV7. Dal mio insediamento, grazie alla mia struttura dell'ambiente e con il mio dirigente, abbiamo intrapreso una collaborazione continua e fattiva con Asia, che devo dire si è dimostrata un'idea brillante, perché stiamo praticamente andando insieme ad approfondire e risolvere tutte le problematiche. Infatti ringrazio il presidente Madaro e tutto il management dell'Asia, perché insieme stiamo capendo che per poter andare lontano dobbiamo camminare insieme. Sicuramente per poter avere una città decorosa e pulita è necessario però dell'aiuto di tutti, perché noi possiamo avviare tutti i tavoli, possiamo avviare tutte le procedure, però è necessario che anche i cittadini ci diano una mano. Quindi è giusto che si capisca che l'ambiente è un tema forte, è importante, l'ambiente va protetto e va tutelato. Dopo tanti anni siamo riusciti a togliere i rifiuti dal fiume e poi purtroppo, dopo che l'avevamo tolti, hanno buttato nuovamente questa cosa. Non lo possiamo più permettere, quindi è necessario che tutti quanti capiscano che è un tema delicato e non ci possiamo più permettere passi falsi. Perché noi non stiamo giocando e quindi nessuno deve giocare né con la pubblica amministrazione né con la salute dei cittadini, perché sversare i rifiuti può essere anche svantaggioso per la salute dei cittadini.
vivi la tua estate da sogno. Hotel Venezia, il tuo soggiorno ideale. Nel cuore di Vasto Marina, a pochi passi dalla spiaggia, l'Hotel Venezia unisce alla vicinanza del mare il privilegio di godere la vita del borgo marinaro. L'Hotel Venezia vi accoglierà con il suo staff cordiale e competente per rendere la vostra vacanza indimenticabile. Hotel Venezia è in via Alfonso Marchesani a Marina di Vasto. Per info 0873 801475. Nuovo decesso nei reparti Covid-19 dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Si tratta di una 91enne di Grotta Minarda. Nel report figurano 4 nuovi accessi e 4 dimissioni, tutti residenti nel Sannio. Complessivamente sono 22 i pazienti positivi, dei quali 15 sanniti e 7 di altre province. Contagio in calo, ma salgono le vittime in Campania. Sono 2.354 i positivi del giorno al Covid su 18.905 test effettuati, per un indice di contagio pari al 12,4%, in calo di un paio di punti circa rispetto al dato fatto registrare nella giornata precedente, pari al 14,1%. 9 le nuove vittime nelle ultime 48 ore. Qui si aggiunge un altro decesso precedente. Migliora la situazione sul versante ospedaliero. I posti letto occupati nelle intensive sono a meno 4, ovvero 25, quelli in degenza meno 19, ovvero 434. L'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro, si è soffermato ai microfoni di TV7 sull'incontro presso la provincia di Benevento, alla Rocca dei Rettori, con il vicepresidente e assessore all'ambiente della regione Campania, Fulvio Bonavitacola, per discutere di ciclo dei rifiuti, diga di Campolattaro e dell'utilizzo degli inerti fluviali. Ascoltiamo cosa è emerso da questo importante incontro istituzionale. Ma quest'anno anche abbiamo avuto un altro mantenimento di tariffa, nonostante insomma, l'aumento dei costi energetici, quindi che si riverbera sui costi del carburante, siamo riusciti a tenere insomma, inalterato la quota. È evidente che per andare ad un abbassamento dobbiamo puntare al completamento della filiera impiantistica. Di ieri c'è stato insomma, un importante accordo che prevede, credo, finalmente il completamento della filiera in provincia, quindi con l'implementazione presso lo STIR, sia dalla parte dell'indifferenziato, dove oggi ricordo a tutti andiamo ancora a Tufino e dove spendiamo insomma, tra i 300 e i 400 mila euro in più, a parte il conferimento che è a carico al comune, ma proprio come costo aggiuntivo del servizio in termini di personale, di manutenzione, di carburante, degli automezzi. Quindi quello è un primo risparmio al netto di quella che sarà una tariffa che certamente sarà più agevolata rispetto ai conferimenti che oggi facciamo a Tufino. In più ci sarà l'implementazione del digestore anaerobico che consentirà finalmente al regime di avere un costo del conferimento dell'organico ad un prezzo più, insomma, certamente più ragionevole rispetto a quello paradossale sul mercato, anche perché quell'impianto si completa con un altro impianto che già è operativo sul territorio, che è quello che è a Sassinoro, e quindi la capacità complessiva sarà sufficiente per quello che per il soddisfacimento del fabbisogno impiantistico della provincia di Benevento. La Gesesa comunica che a causa della sostituzione dello stabilizzatore di pressione del distretto di Capodimonte sarà costretta a sospendere l'erogazione idrica da mezzanotte fino alle 3 del mattino successivo. Le strade interessate dall'interruzione idrica nel rione di Capodimonte a Benevento sono via della Città Spettacolo, via Giuseppe Moscati, via Nicola Ciletti, via Carlo Labruzzi, via Nicola Boraglia, via Liborio Pizzella, via De Dauni, via Antonio Navarra e via Cesare Beccaria. Si è tenuta una riunione convocata dall'assessore alle politiche abitative Molly Chiusolo per avere un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori degli alloggi a Capodimonte. Il RUP dell'Acer, Gianvito Bello, a seguito della richiesta dell'assessore Chiusolo, ha infatti specificato che i lavori stanno procedendo in maniera spedita, al punto tale che l'ipotizzata consegna prevista per il mese di settembre potrebbe anche essere di poco anticipata. Ha anche spiegato che l'installazione degli impianti termici avverrà in prossimità della consegna, al fine di evitare atti vandalici o occupazioni abusive degli alloggi. L'assessore Chiusolo ha di conseguenza chiesto di poter acquisire le planimetrie dei vari appartamenti al fine di accelerare maggiormente l'iter procedimentale finalizzato all'assegnazione degli alloggi. Insediati
i 23 giovani del Servizio Civile Universale che presteranno servizio per un anno presso il Comune di Benevento. La scelta operata dal Comune di Benevento di aderire al Servizio Civile Universale, ha dichiarato l'assessore Carmen Coppola, è importante perché produrrà vantaggi a favore della comunità, sia sul piano del rafforzamento dell'operatività della macchina amministrativa che dal punto di vista formativo, consentendo a questi giovani di conoscere più approfonditamente le molteplici attività svolte dalla macchina comunale. Il presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta del Consiglio Comunale in modalità mista per martedì 31 maggio alle 9.30 per la trattazione del seguente ordine del giorno: approvazione del piano economico finanziario delle tariffe TARI per l'anno 2022, approvazione dell'imposta municipale propria, riconoscimento debito fuori bilancio come da sentenza al pagamento delle spese di giudizio pronunciata dal giudice di pace di Benevento, riconoscimento debito fuori bilancio per rimborso all'Unicredit come da sentenza del Tribunale di Benevento, approvazione e modifiche al regolamento del Consiglio Comunale. Boom di presenze a Benevento in Fiore, la mostra mercato dedicata al mondo dei fiori, piante e operatori del settore che si è svolta all'interno della meravigliosa Villa Comunale di Benevento il 20, 21 e 22 maggio. Una location strepitosa per un evento che ha fatto registrare il tutto esaurito e che ha portato al centro dell'attenzione non solo diverse specie del mondo botanico esposte dai floro vivaisti e collezionisti più esperti, ma anche attrezzature dedicate alla decorazione a cura del giardino, così come un'area dedicata all'artigianato artistico e ai prodotti naturali. L'evento è stato un'occasione non solo per rilassarsi camminando tra i vialetti del parco cittadino, ma anche per far conoscere agli appassionati del settore l'arte che si cela dietro le piante, nonché per gli espositori di proporre nuove idee riguardanti il green. PM Ufficio, via Meo Martini 37 Benevento. L'unico obiettivo è la soddisfazione del cliente. PM è arredo ufficio con eleganti scrivanie con piano in cristallo, sale riunioni e per conferenze, arredo in metallo per archiviazione e arredo scolastico. PM Ufficio, unica sede via Meo Martini 37, Benevento. Il Benevento si è dovuto fermare nella corsa dei playoff. Ciò non significa che la sua stagione deve essere valutata negativamente, lo ha detto il direttore di Tutto Sport, Javier Jacobelli, come sempre ospite della trasmissione Break Sport, condotta dal giornalista Alfredo Salzano. Il presidente Oreste Vigorito e la tifoseria sono un mix vincente per il Benevento Calcio, che in tanti in Italia invidiano. Ascoltiamo quali sono state le ulteriori considerazioni a TV7 del direttore Jacobelli. Ci ha tentato, ci ha provato, ma si è dovuto inchinare al verdetto del campo. Come noi andiamo ripetendo dall'inizio di questa stagione, alla fine ciò che conta è proprio la sentenza emessa dal campo. Il campo ha detto che il Benevento si è dovuto fermare. Ciò non significa che la sua stagione debba essere giudicata e valutata in modo negativo, tutt'altro, perché comunque è vero che la formazione sannita, prima che si iniziasse il campionato, veniva indicata tra le grandi favorite, ma la Serie B ci insegna che non sempre chi viene indicato come grande favorito alla fine rispetta il pronostico, perché bisogna fare i conti anche con la concorrenza. E abbiamo visto come la squadra che ha battuto il Benevento si giocherà la Serie B con il Monza. Ecco, entrando più nel merito però della questione di questa stagione, quanto ha pesato, diciamo, questo risultato finale sull'andamento altalenante della stagione del Benevento? Guarda, io credo che tu abbia evidenziato l'aspetto sul quale presumo che il presidente Vigorito, la società, l'allenatore, quali saranno poi dopo le scelte per la guida tecnica della prossima stagione, lo capiremo. Andranno a focalizzare la loro attenzione, perché è vero, come abbiamo rimarcato, che il campionato di Serie B è massacrante e poi all'appendice dei playoff, ma è altrettanto vero che per vincere o comunque per guadagnare la promozione anche attraverso i playoff è fondamentale la continuità di rendimento, cosa che in alcune fasi della stagione non c'è stata e alla fine ha pesato. Ecco, io penso che qui, a mio avviso, il Benevento debba lavorare con, secondo me, uno aspetto non deve essere. Il presidente può essere buon testimone,
i tifosi hanno sostenuto la squadra, si sono stretti attorno alla formazione beneventana, che ha tentato in tutti i modi di invertire la rotta con il Pisa, ma gli applausi che i tifosi sanniti presenti all'Arena Garibaldi hanno riservato alla squadra sono stati molto significativi, così come altrettanto lo è stato il presidente Vigorito, che si batteva la mano sul petto ai tifosi che gridavano c'è solo un presidente. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che Vigorito è intenzionato più che mai a ritentare l'assalto alla Serie A, forte dell'appoggio dei suoi tifosi. Quindi lo capiremo subito anche dall'adesione, dalla risposta dei sostenitori sanniti alla campagna abbonamenti, perché viva Dio, quest'anno si tornerà ad una campagna abbonamenti che preveda la capienza piena dello stadio Vigorito, forti della consapevolezza che c'è una società e c'è un presidente che sicuramente non mollerà. PM Ufficio, via Meo Martini 37 Benevento. L'unico obiettivo è la soddisfazione del cliente. PM è poltrone e sedute direzionali ed operative per tutte le esigenze, con schienale regolabile per una corretta postura. Sedute a tesa, in tutte le colorazioni e materiali. PM Ufficio, unica sede via Meo Martini 37, Benevento. Bentornati nel nostro salone. Oggi vi presento il nuovissimo trattamento di laminazione creato con il prodotto T-Bolli a base di cheratina naturale Trioxy. Questo trattamento non fa altro che dare luminosità, eliminare il crespo e dare molta morbidezza ai vostri capelli. È adatto per qualsiasi tipologia, capello colorato, naturale e decolorato. Queste sono le nuove promo. E inoltre nel nostro salone dal 1 aprile sono partiti i servizi estetici. Perché da noi la bellezza è per tutti. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.